Moto.it. Cerca, compra, vendi l'usato dei tuoi sogni su Moto.it. Amici di Moto.it, ben ritrovati qui sul canale con una prova attesissima ad un anno esatto di distanza dall'introduzione della GS 1003. BMW ci riporta in Spagna per un primo test, un primo contatto con la GS 1003 Adventure, moto ovviamente attesissima, considerata da sempre, dalla sua nascita, una delle regine, se non la regina, delle Globetrotter. Ma questa GS 1003 Adventure è realmente la Globetrotter definitiva in questa nuova veste 2025? Allora, siamo qui ovviamente per un primo contatto, per esplorarla. Il motore, la base tecnica, è quella che abbiamo conosciuto con la GS 1003 lo scorso anno, ma ci sono evoluzioni non solo stilistiche. Sono due moto differenti, partono dallo stesso telaio, dalla stessa meccanica, ma due sviluppi differenti soprattutto per quel che riguarda il retrotreno, le selle, come possiamo vedere. Ma poi ovviamente c'è lui, il serbatoione in alluminio da 30 litri che la rende così imponente. E allora diamo un occhio a quello che è il design, un design che fa discutere, perché se già l'anno scorso si parlava del faro AX con la matrice LED, quest'anno ci ritroviamo a parlare soprattutto di questa parte, una parte che la rende ancora più monumentale, scultorea, è molto muscolosa. Secondo me questa è una tendenza stilistica che nei prossimi anni potremo ritrovare anche in altri marchi, in altre tipologie di prodotto, perché secondo me è una tendenza che ritroviamo già in campo automobilistico, questa verticalizzazione, quest'uso anche dell'alluminio molto, molto bello e sapiente. Di certo al primo acchito ci ha lasciato un po' perplesso, perché è totalmente differente da com'era la Adventure precedente. Sembra essere ancora più larga che in passato, proprio per questo sviluppo orizzontale, dritto qui, e verticale, e quindi molto più squadrata, ma dà ancora più l'idea di avventura, di un mezzo fatto veramente per non fermarsi mai. Quello che personalmente non mi piace tantissimo a livello di design è proprio come si sposa questa nuova struttura con la parte frontale. Trovo che qui non ci sia troppa armonia tra gli elementi, ma è un gusto alla fine personale. L'importante in questo caso è anche la funzione, e qui di funzione ne abbiamo veramente tante. Su la GS 1003 Adventure troviamo, oltre al poderoso boxer, il più potente boxer mai costruito, in cui la potenza è veramente in un guanto di velluto, un motore che abbiamo imparato a conoscere già durante quest'anno con la GS 1003, e qui trova anche il debutto dell'ASA. Stiamo parlando di un cambio che non richiede più l'utilizzo della frizione, ovviamente è disponibile in optional, ma dopo aver fatto una prima prova, una prima giornata con la Adventure, sia con sia senza ASA, io direi che propendo decisamente per l'utilizzo dell'ASA. Ma andiamo innanzitutto a vedere un po' come si comporta, com'è l'onboard dell'Adventure sulle strade qui tra Malaga e Tarifa, on road e off road. Con una sola mano, signore e signori, ed eccoci in sella per la prima volta alla nuova GS Adventure con il nuovissimo cambio senza frizione, un cambio che può funzionare sia in automatico che in manuale, mantenendo la leva al pedale, che però non ha il contrasto tipico
della leva meccanica è proprio un interruttore, quindi è molto più dolce nell'innesto, non si sente proprio l'innesto come invece c'è nella versione manuale, nella versione meccanica. E la cambiata è molto più rapida, è molto più rapido. In drive, quindi in modalità totalmente automatica, mi conforta sapere che mantiene la marcia che avrei mantenuto io per il momento. Sì, su un guidato così preferisco ancora utilizzare la funzione manuale. Che comunque entra, anche quando siamo in drive e vogliamo cambiare marcia, lo possiamo fare, non è inibito. Tendenzialmente io salirei prima di marcia rispetto a quello che fa lui. Non è detto che sia la cosa migliore, la cosa più corretta. Mentre nelle scalate è il contrario, scala anche più del necessario. Tipo adesso qui io avrei già messo la quarta. Non mi piace tenere il motore troppo su di giri. Ma è proprio legge il tipo di guida. C'è da dire anche che in questo momento sono in Dynamic Pro e quindi si aspetta probabilmente una guida più spinta. Proviamo a mettere in road. Sì, decisamente in road favorisce una condotta più rilassata. Addirittura già in quinta, siamo neanche a 3000 giri, siamo già in quinta. Il comportamento del cambio cambia, scusate il bisticcio di parole, in base alla mappatura selezionata. Quando si è fermi in P per avviare il motore non basta schiacciare, ci dice bisogna azionare il freno, tiriamo il freno, mette in folle, si mette in prima come si fa normalmente con il cambio, quello a cui siamo abituati, tradizionale. E poi si dà soltanto di gas, non c'è da usare frizione. Una delle cose che entusiasma proprio della GS 1003 è questa risposta, questo feeling che c'è tra la manopola del gas e la risposta del motore. C'è un'immediatezza. Il motore risponde esattamente come te lo aspetti, come lo vuoi. Per cui anche in Dynamic Pro lo vuoi sì più aggressivo sicuramente, ma non è quella cattiveria che ti mette in difficoltà. È sempre bello progressivo ed estremamente a punto. Non c'è dubbio, in mezzo al traffico è molto meglio non dover pensare alla marcia e alla frizione. E anche in mezzo alle altre macchine comunque si ha questa sensazione di essere su un mezzo molto imponente. D'altra parte lo è, indubbiamente. Le dimensioni sono una cosa decisamente rilevante di questa GS Adventure che per qualcuno possono rappresentare un'inibizione, un po' un ostacolo, ma c'è da dire che è sì, indubbiamente una moto grande, una moto grossa, ma abbiamo talmente tante possibilità di cambiare l'ergonomia, di farcela un po' più a nostra immagine e somiglianza, che la moto ci viene incontro tra altezza
e possibilità di regolazione di pedane e manubrio. E quindi ne abbiamo parlato anche con Andrea Silva di BMW Motorrad per capire meglio come si può intervenire anche solo semplicemente sull'altezza di questa moto. Andrea Silva, BMW Motorrad. Allora, uno degli aspetti della GS Adventure che magari può inizialmente un po' intimorire, soprattutto chi non è super dotato fisicamente e magari come me o più in giù, insomma io sono 1,75 più o meno anche te, sì. Uno degli aspetti che può un po' intimorire all'inizio sono le dimensioni, questa massa imponente, questo anche serbatoione grande, insomma è una moto sicuramente impegnativa, ma cioè è una macchina, quindi ci sta che sia impegnativa, ma come BMW è andata incontro ad ogni tipo di utenza? Perché so che ci sono tantissime regolazioni che si possono fare. Sì, hai detto bene, perché l'ergonomia è stato un tema fondamentale nello sviluppo di questa moto, ben per andare incontro a tutte le esigenze, permettendo a tutti di guidare con la massima sicurezza e la massima anche spensieratezza, perché poi in moto bisogna viverla bene, con divertimento. Uno degli aspetti fondamentali è la possibilità molto ampia di regolare l'altezza. Innanzitutto, dal punto di vista dell'ergonomia intesa proprio come forme, è stato fatto un lavoro maniacale, dal punto di vista proprio tridimensionale, poi non so esattamente nelle foto statiche quanto sia possibile apprezzarlo o meno, però a livello di forma di sagoma del serbatoio, in modo da agevolare il più possibile sia il controllo della moto che la posizione in sella e la facilità con cui si tocca per terra. È possibile configurare la moto in altezze diverse in più modi. Innanzitutto abbiamo più selle che variano dalle standard, che comunque sono regolabili in su due posizioni diverse, a quelle comfort che addirittura sono regolabili in tre posizioni diverse. In più la motocicletta può essere dotata opzionalmente del sistema di controllo dell'altezza dinamico che in determinate condizioni, come ad esempio quando la moto è ferma, fa abbassare la moto sia davanti che dietro di circa 3 cm e questo è importante per l'accessibilità. Il dispositivo di regolazione variabile altezza è disponibile sia con le sospensioni nell'altezza standard sia con le sospensioni, quelle che noi chiamiamo sport, pensate per l'enduro, che sono più alte di 2 cm. Il risultato di tutto questo è che possiamo configurare veramente in modo flessibile l'altezza della moto, quindi partendo da un minimo, da un tutto basso nella situazione più, diciamo, estrema, sella bassa, sospensioni standard, sospensioni abbassate, tutto, che partiamo attorno ai a meno di 800 mm, quindi 790, poi guardiamo il dato preciso, a una altezza massima, quindi posizione tutta alta, selle alte regolate nella posizione alta, di oltre 900 mm, quindi il range di regolazione è veramente importante e questo è un risultato ottenuto da una grande attenzione verso appunto quello che tu dicevi, che è rendere la moto il più accessibile possibile, perché è una moto importante come dimensioni, come massa, insomma basti pensare ai 30 litri di serbatoio che quando sono pieni sono 30 litri. E sono oltre 500 km di autonomia circa. E no? Sono oltre 500 cioè, km. Non ci si ferma, di autonomia non ci si ferma, quindi è stato un grande lavoro di messa a punto fatto. E se posso aggiungere una cosa, se andiamo a pensare i benefici che dà il sistema ASA, quindi la gestione automatizzata del cambio della frizione, veramente anche nelle condizioni più difficili rende questa moto veramente governabile. E quindi non abbiamo scuse, anche i più piccoletti, i meno forzuti, mettiamola così, possono viaggiare alla grande con la Maxi Tourer. Grazie Andrea, adesso riprendiamo il nostro test perché qui lo sterrato chiama. Esatto, grazie a te Nicola, ciao! Ed eccoci in sella alla GS 1003 Adventure, in queste strade che da Tarifa ci riporteranno a riconsegnare purtroppo la moto a Malaga. Ieri primo giorno, prima presa di contatto, oggi ultimi chilometri in sella. È una moto che, come sapevamo, nasce per le grandi avventure, si pone veramente come il massimo che si possa desiderare per il globetrotting, cioè chi vuole fare il giro del mondo, e effettivamente offre di tutto e di più. Soprattutto eravamo curiosi di conoscere il comfort, visto che gli aspetti che cambiano maggiormente rispetto alla GS 1003 standard riguardano proprio la comodità, il fatto di avere un serbatoio
così più grande, le selle più comode, le differenze di assetto che si possono avere grazie appunto di assetto ergonomico, intendo, che si possono avere grazie ai livelli di personalizzazione, ma soprattutto eravamo curiosi di provare questo cambio assistito senza frizione ASA, che devo dire mi ha colpito, lo trovo veramente una grande comodità. La nuova GS1003 Adventure viene proposta a un prezzo di partenza di 24.000 euro, poco superiore a 24.000 euro, ma è facile con i pacchetti a disposizione e i tanti optional accessori ovviamente arrivare tranquillamente a quota 30, un prezzo che viene giustificato dal fatto di avere sostanzialmente lo stato dell'arte, non solo per quel che riguarda l'industria tedesca, ma proprio per quel che riguarda il segmento delle maxi adventure. D'altra parte lei è la regina del settore, colei che possiamo dire ha inventato il segmento, e quindi se volete l'adventure questo è il biglietto da pagare. Come potete vedere adesso sono fermo in prima marcia con Enduro Pro, sono in modalità manuale, non ho bisogno di toccare la frizione, se devo mettere in prima basta tenere premuto il freno, ma adesso sono già in prima e la moto è ferma, do semplicemente gas e la moto parte con una comodità che per qualcuno potrà risultare quasi offensiva. Qui abbiamo l'occasione di vedere tre diversi allestimenti, quella che sto guidando io e che sta guidando il collega davanti è sostanzialmente la standard, mentre lì abbiamo la versione Karakorum che è quella full optional, la option 719, mentre qui abbiamo la bellissima versione Trophy con quel colore che ovviamente ricorda i colori più racing di BMW. Sullo sconnesso le sospensioni fanno veramente un lavoro meraviglioso, assicurano non solo un ottimo comfort ma anche la giusta direzionabilità, si riesce a guidare veramente in maniera semplice anche a bassa velocità come sto facendo in questo momento. Bisogna abituarsi al fatto che non si ha la frizione e ogni tanto in off, quando si trovano magari situazioni un po' difficili o inconsuete, verrebbe naturale cercarla. Sicuramente se siete più smaliziati e avete una grande esperienza in fuoristrada e volete andare anche forte, cosa che questa GS per inciso vi consente naturalmente di fare, lì in quel caso probabilmente vorrete ancora la frizione, ma in tutti gli altri casi, nonostante la mole, si guida veramente con grande disinvoltura. Veramente anche l'utilizzo in fuoristrada del cambio ASA è ottimo, anche perché possiamo non metterlo necessariamente in automatico, o anche qualora fosse in automatico possiamo sempre intervenire col piedino in maniera istantanea, abbiamo un cambio di marcia, è davvero velocissimo, non serve chiudere il gas, e sicuramente è un accessorio che per una differenza di un migliaio di euro vale la pena installare, soprattutto se siamo dei grandi viaggiatori, cosa che ovviamente mi auguro visto che state per comprare una GS Adventure. Approfitto di questo momento di tranquillità per parlare un po' della posizione di guida. Ovviamente con tutte le regolazioni che si possono fare cambia abbastanza a livello personale, per quel che posso dire io ho provato due moto con diversa seduta e la triangolazione per me che sono alto 1,75 è ottima con la seduta intermedia, quindi quella standard, ma è una triangolazione comoda con le ginocchia leggermente piegate, le braccia un po' distese. Ecco che qui tornano in gioco le dimensioni comunque della moto. Se avete le braccia un po' corte vi converrà montare dei riser, ma insomma queste sono tutte soluzioni che si possono adottare personalizzando il pacchetto GS. Quello che vedete è lo stretto di Gibilterra, quello è il Marocco,
approfittiamo di un momento di pausa per fare un giro attorno alla GS 1003 Adventure, che viene proposta in diversi allestimenti. Qui la vediamo sostanzialmente con l'allestimento standard dotato di un po' di accessori, tra i quali faccio notare queste bellissime borse sui fianchetti e questa borsa da serbatoio decisamente capiente ma anche decisamente furba. Vi faccio vedere una cosa: c'è questo cordino che ci permette di sollevarla per poter fare rifornimento o per accedere al vano, dove possiamo mettere la chiave, lo smartphone, c'è anche una presa USB-C. Piccole accortezze, diciamo così, una moto studiata tutto per tutto per il viaggio avventura, con tanto alluminio che non ha soltanto ovviamente una funzione estetica. Ovviamente padrone del design, signore del design, è questo grosso serbatoio in alluminio da 30 litri, una moto che appare decisamente imponente e può creare un po' di suggestione, se vogliamo, sulle prime, quando la vediamo parcheggiata da fermo magari in concessionario, ma in realtà una volta in sella stupisce veramente per la maneggevolezza, per la facilità che ha, non solo per questo motore bello corposo, sempre morbido, che risponde pronto, ma anche per la risposta di tutto un pacchetto sia elettronico sia ciclistico, che è veramente allo stato dell'arte. La GS 1003 Adventure è dotata anche di Hill Assist, il che vuol dire che se ci fermiamo in una salita come questa, automaticamente, ovviamente lo possiamo impostare in modalità automatica o manuale, ma automaticamente nel momento in cui ci fermiamo la moto riconosce la situazione e va ad azionare i freni, e quindi rimaniamo fermi e poi andiamo a riprendere in mano il gas per sbloccare, ed è sicuramente un aiuto quando ci si trova in situazioni difficili. Ma dicevo, si può impostare sia in modalità automatica sia in modalità manuale. Nel caso della modalità manuale bisogna tenere premuto il freno più a lungo per attivarlo, ma sostanzialmente il funzionamento è il medesimo. Un'altra cosa interessante che ci stava raccontando il tecnico tedesco che si è occupato dello sviluppo dell'ASA è che ci sono alcuni trick. Ad esempio, se vogliamo cambiare prima che entri prima la marcia, ma vogliamo che lo faccia in maniera automatica senza andare noi a intervenire, basta dare un doppio colpetto di gas. Se invece vogliamo che scali repentinamente, magari perché stiamo entrando in un centro abitato e vogliamo appunto tirare giù una marcia, basta sfiorare appena il freno anteriore, dare un leggero colpetto di freno anteriore, mentre se rallentiamo con il freno posteriore non scala. Non è un sistema che impara dalle tue abitudini, perché avrebbe bisogno di un'intelligenza artificiale per farlo, ma offre talmente un ventaglio di opzioni diverse che sostanzialmente si trova sicuramente quella che fa per noi. La disinvoltura con cui si mangia qualsiasi asperità è notevole. L'Adventure è fatta proprio per strade come queste, che ti portano in mezzo ai posti più nascosti, a vedere gli angoli più affascinanti del nostro pianeta. Cerco di rispondere alla domanda iniziale: è o non è la Globetrotter definitiva? Se non lo è, diciamo che ci va decisamente vicino. È la moto che ti consente di fare tutto, di partire veramente all'avventura con un comfort eccezionale nei trasferimenti autostradali o nell'utilizzo anche
quotidiano. Ammesso e concesso che, voglio dire, le dimensioni comunque sono importanti per un utilizzo cittadino, ok, ma la facilità d'uso, le modalità d'uso, soprattutto quel cambio ASA, la rendono anche comoda in città, diciamo così. La rendono facile da usare anche in città. Ma poi è una moto che appena c'è la possibilità di sporcarsi, di andare nella ghiaia, insomma, offre il massimo di quello che si possa desiderare a livello di elettronica, di sospensioni. E poi c'è quel motore boxer che, lo sappiamo, il boxer o piace o non piace, ma l'equilibrio e la piacevolezza del boxer credo che sia fuori discussione. Mi piace un sacco questo cambio ASA, soprattutto in modalità manuale, perché è veramente istantaneo, facile, non hai quel contrasto invece che hai con il cambio manuale, che effettivamente, quel cambio tradizionale intendo, che effettivamente è un po' duretto negli innesti, sempre precisissimo ma un po' duretto. Invece con l'ASA non hai questo problema, è veramente istantaneo, trovo un'ottima soluzione. Ecco, in questo momento si è acceso l'Hill Assistant, non ho i freni e la moto è completamente ferma, non ho frizione, mi segna che è in prima, mi segna che le sospensioni si sono abbassate e infatti tocco meglio, ma soprattutto sono su una salita e la moto è completamente ferma. Ora basterà prendere in mano il gas per disattivarlo, proviamo. Frenata, si riattiva. Comfort è davvero eccellente, in questo momento ho alzato il parabrezza al massimo livello, lo si può abbassare a piacimento ovviamente, in qualsiasi momento vogliamo. La protezione quando è tutto giù è buona fino ai 100 km orari, poi comincia a sentirsi un po' d'aria in più sul casco e sulle spalle, ricordo che io sono alto 1,75, invece quando lo abbiamo tutto alto come in questo momento si viaggia tranquillamente a velocità medie autostradali senza sentire l'aria. C'è tanta protezione anche perché si è inseriti in questo mega serbatoione, quindi le gambe non prendono niente, il busto sostanzialmente non prende aria, l'unica parte del corpo che prende aria sono i gomiti, le braccia e i gomiti, anche quando il parabrezza è alto, mentre appunto per uno con la mia altezza, anche con il casco, con il visierino, con il parabrezza tutto alto, non sento turbolenze, ma devo dire neanche col parabrezza basso, non ci sono fastidiose turbolenze, si comincia semplicemente a sentire la pressione dell'aria quando superiamo i 100 orari. Rimanendo sempre in ottica stradale, il cambio ASA è una meraviglia perché ci toglie anche da quel piccolo pensiero di doverci preoccupare della marcia inserita ed è veramente una gran comodità. I pensieri casomai arrivano, ecco, in questo frangente, quando ti trovi a dover parcheggiare una moto comunque imponente da più di 260 kg. Nel momento in cui ti muovi non c'è problema perché le sospensioni si abbassano in automatico a seconda dell'impostazione data, però movimentarla chiaramente può rappresentare un pensiero. Adesso rientriamo verso Malaga, verso l'aeroporto. Mi auguro che anche questo breve test, questo breve primo contatto con l'Adventure vi sia piaciuto, sia stato di vostro interesse. Mi raccomando, fatemi tutte le vostre domande qui sotto nei commenti perché andrò poi a rispondere appunto alle vostre curiosità. Noi ci rivedremo ovviamente con l'Adventure in altre occasioni, con prove più approfondite, perché sono sicuro che il perfetto vorrà metterci le mani sopra, non c'è dubbio. Quindi l'appuntamento con l'Adventure è soltanto rimandato e con voi è rimandato al prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina delle notifiche e venite a visitarci su moto.it, dove trovate tante tante notizie fresche di giornata, ma soprattutto trovate le occasioni sul nuovo e sull'usato. Noi ci vediamo alla prossima e come dico sempre, date gas ma responsabilmente. Ciao!